Marco Braghero, che è ricercatore dell'Università di Vaskila in Finlandia ed è fondatore della ONG Peace Waves. Grazie Giampaolo. Allora, intanto grazie a voi che siete qui, che di fatto ci permettete di dare valore a non solo a questo libro, ma al progetto di Paolo e di Angelica, che hanno curato con così tanta passione e amore. Angelica un po' l'ha detto prima, in effetti lei mi ha recuperato, non ho ancora ben capito per quali vie, perché questo rimane misterioso, nel senso che io avevo stranamente il mio cellulare italiano aperto in Finlandia e stavo lavorando al mio studio, arriva una telefonata, vedo questo numero che non conosco, normalmente non rispondo, tanto più quando sono in Finlandia per motivi ovvi, no? Però la curiosità stavolta mi ha detto, ma boh, strana una telefonata d'Italia, non aspettavo nessuna telefonata d'Italia, quindi mi sento questa voce, dice, ma e mi fa questa proposta di, se avevo intenzione di scrivere qualche cosa su un libro, su questa, e niente, a quel punto è stata talmente gentile, talmente convincente, talmente carina, che ho detto, ma non si può dire di no, come si fa a dire di no? Uno ti chiama in Finlandia, non puoi dire di no. Si riferiva ovviamente a una mia esperienza precedente fatta in carcere di Voghera e di Pavia, dove avevo lavorato su un progetto che era un progetto composito, perché era un progetto teatrale, poi c'era un progetto molto concreto di panificazione. Tuttora il carcere di Pavia fornisce il pane a tutta la città, cioè c'è il forno all'interno del carcere e i panificatori usufruiscono, per dire, anche l'ospedale San Matteo di Pavia non solo acquista il pane dal carcere di Pavia, ma acquista anche i biscotti, acquista tutta la parte delle focacce, eccetera, da questo. Quindi è un progetto che va avanti da oltre 10 anni ormai, ma così come ci sono tanti altri carceri, case circondariali, che hanno progetti interessantissimi, dove l'arte, lo sport, il lavoro entrano a pieno titolo nel processo riabilitativo, perché questo vorrebbe la nostra Costituzione. La nostra Costituzione dice a chiare lettere che la detenzione è volta alla riabilitazione. Dostoevskij diceva che il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. E poi un altro, che in prigione c'è stato parecchio, come Mandela, dice che non si conosce seriamente una nazione se non si frequentano le galere. Una nazione dovrebbe essere giudicata come tratta i suoi cittadini, non quelli più prestigiosi, ma quelli più in difficoltà, quelli più umili, quelli più vulnerabili. Qual è la nostra situazione attualmente? La nostra situazione è che abbiamo circa 54.500 detenuti nel nostro sistema carcerario, di cui 17.000 e poco oltre sono stranieri e 18.000 sono legati a reati, legati ai reati della droga, tossicodipendenti e reati minori comunque. Quindi noi abbiamo 35.000 detenuti su 54.000 che di fatto hanno compiuto reati cosiddetti minori. Di questi detenuti noi abbiamo, di questi detenuti noi abbiamo 882 suicidi l'anno, dato del 2015. Al termine del 2015 avevamo 882 suicidi l'anno. Abbiamo 10 nel 2015, 12 nel 2014 suicidi di guardie carcerarie. Non è un sistema che funziona questo. E abbiamo il 68% di recidività, la recidività più alta d'Europa. Cioè, recidività vuol dire escono e il 68% rientra. È la più alta in Europa. Però curiosamente, inversamente proporzionale alla scuola, nella scuola noi siamo il paese che investe meno, abbiamo il 4,2% del PIL, in Finlandia il 7,6%. Però siamo il paese che investe di più nelle carceri.
abbiamo un investimento che è pari a 3.511,80 centesimi mese per detenuto. Di questa somma solo 255 euro va al detenuto per i suoi bisogni, che sono rieducazione, trasporti e così via. Tutto il resto va a carico del sistema. Un sistema che non funziona. Voi pensate, se aveste qualsiasi azienda, avesse questi numeri, verrebbe chiusa. Ma senza nessun, neanche un momento uno ci penserebbe. Non ha funzione riabilitativa, il 68% rientra. Abbiamo un numero di suicidi elevatissimo, anche tra i dipendenti, tra le persone che dovrebbero essere lì e si ammalano pure loro di carcerite, come viene definito da un bellissimo film, Le ali della libertà. La carcerite è quella cosa per cui alla fine stai quasi meglio in carcere che aver voglia di uscire a un certo punto, perché sei spaventato da tutto, perché non c'è stato un processo di riabilitazione interna. Noi abbiamo tantissimi progetti in Italia che funzionano, che hanno dimostrato di funzionare, come questo, che danno risultati, ma non vanno a sistema. E tutte le volte che si arriva lì, il sistema li rigetta. E non li rigetta perché i direttori dei carceri non sono d'accordo, non è vero, non è vero. A Bollate hanno aperto un ristorante che funziona ormai da 3 anni, io vado a cena spesso quando sono a Milano in questo ristorante, perché è un ristorante da 4 stelle ormai. Hanno avuto anche la fortuna, non per il detenuto, perché che in questo momento si trova in carcere uno chef vero, uno chef stellato che ha commesso una truffa, e a questo punto chiaramente loro hanno svoltato, perché adesso hanno anche un grandissimo chef che gli fa questo lavoro eccezionale, viene frequentato e frequentatissimo questo ristorante. Eppure questa cosa che funziona, come funziona il teatro, come funziona il corso di giornalismo, come funziona il fatto di mettere in contatto gli studenti con... Ma quanti studenti sanno come funziona un carcere? Chi ci va a finire dentro? Quanti sono? Se noi dovessimo fare una percentuale, qua forse avremo tra gli unici e i pochi in Italia che hanno avuto un confronto come questo. Allora io vi voglio semplicemente parlare... che dal disagio di vivere, abbiamo parlato spesso in questi, la parola paradigma, no? Allora noi siamo sotto un paradigma che ancora, e non è solo quello carcerario, nella scuola, negli ospedali, negli enti locali, è il paradigma della paura del controllo. È stato citato Foucault, non a caso, no? Sorvegliare e punire. Della paura del controllo. Ebbene, nei paesi che hanno fatto una riflessione su questo, perché hanno messo proprio una riflessione non buonista, costi-benefici. Quanto mi costa il sistema carcerario, che benefici ne ho come società, che benefici riabilitativi ho sulle singole persone. E hanno capito che questa roba non funzionava. E nei paesi del nord voi sapete che il sistema detentivo è cambiato completamente. E in questo cambiamento entra molto quello di cui vorrei accennarvi, che è la parte proprio, l'approccio dialogico. Cioè il dialogo tra le parti, tra i detenuti e la polizia penitenziaria, la famiglia. E questo approccio dialogico che mette in contatto le persone si basa su un altro paradigma, che è il paradigma della responsabilità, dell'impegno e dell'intesa. Una responsabilità che è la mia responsabilità del 100% di cittadino di fare il mio, e la mia responsabilità del 100% del direttore del carcere, della polizia penitenziaria, del detenuto, di chi assiste quel detenuto. E poi c'è l'impegno di ognuno che ci mette il suo, e poi l'intesa, quell'intesa che da noi manca. Che cos'è che ha fatto? Prima Giampaolo ne ha parlato, un ponte, no? Cos'è che fa questo progetto? Getta un ponte tra dentro e fuori, lo tiene insieme, lo integra, lo include, anche perché noi non siamo il nostro, noi non siamo il nostro errore, noi non siamo il nostro reato. Noi abbiamo fatto un reato, abbiamo fatto degli sbagli, noi sbagliamo, abbiamo sbagliato, sbagliamo e continueremo a sbagliare, ma noi non siamo quel reato lì, noi siamo una persona che ha sbagliato ed è molto diverso, perché se io identifico quella persona con quel reato, quella persona praticamente gli ho già tolto tutto, gli ho tolto quella che veniva prima chiamata la speranza è una memoria di futuro, la memoria di poter credere che c'è quel futuro. E Sant'Agostino però diceva una cosa molto bella, diceva che non esiste presente, non esiste passato e non esiste futuro, ma esiste il presente passato, il presente presente e il presente futuro,
Per cui se io nel mio momento, nel qui e ora, non posso credere che questo presente ce l'ho, e un progetto come questo cosa ha fatto? Ha fatto credere delle persone che c'è un presente in cui posso lavorare, posso in questo momento, non quando uscirò è tardi, e la storia di Gianni lo insegna, quando esci è tardi, è troppo tardi, è tutto finito. E le persone che sono fuori non fanno il loro 100% di responsabilità e di impegno per accogliere queste persone che comunque hanno chiuso la loro, quella parte di pena, no? Io esco, e questo lo dice la norma. Tra l'altro la norma dice che le aziende devono assumere una quota di detenuti, di ex detenuti, e devono assumere una quota di disabili. Però cosa dice la legge? Però le aziende, se vogliono, possono pagare una multa, e così non assumono né i detenuti né i disabili. E le aziende italiane cosa fanno? Pagano la multa. E viene bloccato questo processo di riabilitazione. Quando noi abbiamo lavorato a Pavia, lavoravamo sui detenuti che avevano gli ultimi 4 anni da scontare per portarli a uscire, facendoli incontrare con gli imprenditori. Il gruppo era molto piccolo perché non avevamo grandissime risorse, erano 12 detenuti. Di 12 detenuti, 10 sono usciti, tuttora lavorano con grande successo nelle imprese che sono state allora, in cui sono stati allora in qualche misura reclutati e quindi messi sotto contratto. Erano due extracomunitari che sono tornati al loro paese, non ne so la storia. Ma 10 su 12 è una percentuale altissima, pensando che il 68% normalmente viene recidivante. Allora vuol dire che si può fare qualcosa. Non è vero che non si possa fare, non è vero che questo sistema non si può cambiare. Certo c'è una volontà politica, ma c'è una volontà politica anche di capire che questo sistema mostra tutti i suoi limiti ormai. E il fatto, un incontro come questo, favorisce il dialogo, che è un dialogo interiore, il fatto che noi possiamo parlare con noi stessi per dire cosa sto facendo io rispetto a questo, favorisce il dialogo con l'altro, favorisce il dialogo con i detenuti. Io mi ricordo che quando andai per la prima volta in carcere, questo l'ho anche forse scritto all'inizio del libro, insomma, della mia parte del libro, è la prima volta, quando ho sentito chiudere il primo blindo dietro, ho avuto proprio un brivido forte, perché ho detto, e adesso? E se questo non si riaprisse più? E devi pensare che lì la vita cambia, e ci sono persone, e raccontano i detenuti, io ho avuto la fortuna di avere per 2 anni incontri, insomma, settimanali, bisettimanali addirittura, e questi raccontavano le prime notti. Notti di ragazzi spauriti, spaventati, che piangevano tutta la notte, perché solo in quel momento lì, quando c'è la chiusura del primo blindo, del secondo e poi la chiusura della cella, si rendono conto che di lì, che lì è cambiata la vita, che lì è cambiato. E allora in quel momento lì, indipendentemente da quello che hanno commesso, indipendentemente da quello che hanno commesso, perché loro non sono solo quella cosa lì, ma sono tanto altro, sono altri mondi, allora noi lì possiamo fare qualcosa. Il sistema carcerario ha tutte le possibilità normative, è normativa vigente, non dobbiamo inventarci niente, non dobbiamo fare cose, dobbiamo rendere umani quegli spazi e quei tempi. Certamente l'architettura carceraria, mi spiace che non sia qui uno degli autori del libro, che è l'architetto, mi ricordo il nome, De Rossi, bravo, l'architetto De Rossi, che tra l'altro è un'altra iniziativa contemporanea sull'architettura carceraria, e lui vi descriverà una cosa tra l'altro anche molto bella, no? Che ci siamo anche detti, perché noi ci siamo incontrati in Afghanistan, tra l'altro anche con Giampaolo noi ci siamo incontrati in Afghanistan, quando io mi occupavo del sistema educativo, lui si occupava del sistema carcerario. Il miglior carcere afghano, femminile, è il carcere di Herat. Chi l'ha costruito il miglior carcere italiano femminile ad Herat? De Rossi, l'ha costruita la cooperazione italiana. Però quando lui ha detto, ma visto che va così bene là, che siamo in grandissime difficoltà, perché qua non facciamo? No! O voi andate in quel carcere, non a caso lo definiscono carcere a 5 stelle, e le donne fanno piccoli reati per poter essere incarcerate lì, perché chiaramente stanno meglio, a parte che hanno 2 pasti al giorno sicuri, forse anche 3, hanno i figli fino a 7 anni che stanno con loro, hanno i laboratori, imparano un lavoro, imparano l'inglese, imparano l'informatica, hanno lo spazio giochi, vivono in spazi comuni e hanno un rapporto
incredibilmente dialogico con, io ho visto il direttore e ci ha fatto assistere, non mi ricordo se è Giampaolo Tucceri quella volta lì o no, ci ha fatto assistere alla scarcerazione di due detenute che avevano finito, ahimè loro, la pena, e queste erano piangenti perché hanno detto che per la prima volta nella loro vita in quei 3 anni avevano vissuto da persone. Possiamo aggiungere rapidamente che la gran parte delle donne detenute in Afghanistan sono detenute perché hanno semplicemente abbandonato il marito, e siccome lì è un reato, naturalmente il carcere più che carcere diventa un rifugio, e insomma è una società molto diversa dalla nostra in ogni caso. Ma per dire che quella modalità di costruire un carcere come la modalità di costruire le scuole. Io ho la fortuna in questo periodo di vivere appunto in Finlandia questi 4 anni, le scuole sono costruite per essere scuole, non c'è materiale di risulta, non ci sono, sono spazi educativi, ma anche i carceri sono spazi educativi, perché l'ambiente, se l'ambiente non è arricchito, e per ambiente arricchito si intende l'ambiente, questo è un ambiente molto arricchito, ma non solo perché è un ambiente bello in centro a Roma eccetera, ma perché dentro ci sono anche persone molto ricche, perché l'ambiente arricchito è composto dalla parte strutturale e dalla parte delle persone che ci sono, che fanno sempre la differenza, perché questo progetto ha incontrato persone che hanno voluto fare la differenza. Bastava incontrare un direttore non sensibile, questo progetto non incominciava, fine del film, sempre a normativa vigente, perché a normativa vigente il direttore può dire: io questo non lo considero un progetto qualitativo, no, mi crea troppi problemi, perché gli arriva immediatamente come normale che sia, il capo delle guardie carcerarie dice: ma io sta roba qua non me la posso sostenere perché devo andare a prendere i detenuti là, a portarli fuori. Non è così semplice, perché c'è tutto un meccanismo per far uscire dalle varie celle quelle che partecipano a... E tutto questo avviene perché le persone lo vogliono. Quindi noi abbiamo la possibilità di fare questo lavoro insieme, e questo è un po' il senso anche di questo libro, di fare un lavoro insieme affinché, come diceva Bakhtin, l'autentica vita umana è un dialogo aperto, continuo, la vita nella sua reale natura è dialogica, nasce dialogica, noi nasciamo dialogici nella pancia della mamma e parliamo con la mamma, poi man mano che andiamo avanti questo dialogo si sterilisce, fino a quando quasi non parlare più. E il fatto che, qual è il valore aggiunto di questo? È che i detenuti si sentono ascoltati, si sentono persone e stanno dentro un processo. E allora a questo punto dialogano. E dialogando possono tranquillamente riuscire a essere responsivi anche rispetto al loro percorso di vita, che a quel punto è estremamente educativo per tutti e soprattutto per le giovani generazioni che hanno un riscontro, che quell'errore è dietro l'angolo, possiamo farlo tutti quell'errore. Io quando sono stato lì ho fatto solo una riflessione, ho detto: ho avuto una buona famiglia, ho avuto delle buone opportunità, stavo in un paese piccolo, ad Alassio, sono cresciuto, giocavo, andavo al mare, facevo, non sono stato proprio messo in condizione di fare, cioè neanche avendolo voluto, dovevo inventarmi delle cose, ma se solo fosse cambiato uno di questi elementi, cosa avrei fatto io? Io non so rispondere a questa domanda, mi sarei potuto trovare di là senza nessun tipo di... Eppure la dotazione personale è questa, no? E perché io posso essere da una parte piuttosto che dall'altra? E qui finisco solo facendo una piccolissima riflessione sui processi di recovery che avvengono nelle carceri del nord Europa, in particolare in Finlandia, che è quella che conosco meglio, e loro lavorano sui punti di forza, non sui punti di debolezza. Partono dal punto di forza del detenuto, e ogni detenuto ha un punto di forza, ogni detenuto ha un budget di competenze importanti, e lo confrontano con tutte le persone, con la comunità che interagisce immediatamente con la casa, con i detenuti, interagiscono, lavorano fin dal primo giorno per la comunità e con la comunità. Perché si è abbassata la recidività così in così poco tempo rispetto a quanto invece la nostra recidività, che è del 68%? Perché quegli spazi sono spazi, sono ambienti arricchiti e sono spazi dove vedono, dove si può avere quella speranza come memoria di futuro.
E tutto parte da una parolina molto semplice che purtroppo molto spesso noi ci dimentichiamo di agire, che è il dialogo aperto. Prima un dialogo con noi stessi, con la sentenza di che cosa voglio fare, che cosa penso io di questa cosa, che cosa posso fare io rispetto a questo. E ognuno di noi ha la sua responsabilità. Noi siamo testimoni di quello che avviene. Siamo testimoni, responsabili, non so quanto consapevoli, qualche volta non siamo così consapevoli. Oggi voi che siete stati qua siete un po' più consapevoli. E allora questa consapevolezza ci può far dire che ognuno di noi può fare qualche cosa in più rispetto a quello che faceva prima, non solo per se stesso ma per le persone che conosce. Intanto far conoscere che quella realtà non è una realtà da tenere separata, perché se io tengo separata quella realtà, quando poi il detenuto esce, chi lo crea quel ponte lì? Dove sta quel ponte se il ponte non c'è? Il ponte si crea prima, non si può creare nel momento in cui, io purtroppo ho visto nella mia esperienza detenuti che capita, perché il nostro sistema è un sistema molto complesso per cui ci sono sconti di pena, e qualche volta il detenuto non sa nemmeno che verrà scarcerato e si trova fuori molto prima di quanto pensava, e fuori non c'è niente, non c'è nessuno. Nessuno che lo aspetta, nessuna possibilità, e allora uno dice ma niente per niente, forse è meglio se io ritorno dentro e magari commette il primo reato che gli capita perché quello è il suo ambiente. Allora in questo senso l'invito che mi sento di fare a tutti è di utilizzare questo libro, questa esperienza per fare una riflessione e per poter anche contribuire con un'idea, con un pensiero, con un'azione a migliorare questo sistema che in questo momento ci vede perdenti, ma ci vede perdenti e ci vede così coinvolti, perché nel momento in cui noi abbiamo una scuola che ha il più alto tasso di dispersione, i dati reali, ne vengo da una riunione ieri sera, i dati reali italiani sono altissimi, non sono il 17% che viene fatto dall'Eurostat, ma purtroppo siamo Nord 22%, centro 24%, sud 31%, dispersione scolastica. I dati reali, con i numeri reali, non le percentuali su. E poi abbiamo il 68% di civiltà. Queste due cose stanno insieme. Lo diceva prima la professoressa. Un sistema educativo istruttivo che non lavora a livello di sistema, un sistema riabilitativo che non lavora al sistema riabilitativo, ci penalizza fortemente, ma noi abbiamo tutte le possibilità, a normativa vigente, con le persone che abbiamo, con un po' più di consapevolezza e anche di volontà di metterci il proprio. Vi ringrazio. Grazie anche a Marco Braghero per averci ricordato che gli esseri umani sono comunque, diciamo così, una risorsa straordinaria proprio in quanto tali, in quanto esseri umani, quali che siano i loro errori.